Se volete acquistare crediti, visitate FIFACoinStank, un sito economico, affidabile e velocissimo. Utilizzate il codice coupon che trovate in questa immagine per avere il 10% di sconto natalizio. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui con un nuovo squad builder. Sono davvero contento che questi ultimi squad builder che sto facendo vi stanno piacendo tanto, per cui vi porterò quanti più possibile da qui in futuro. Oggi vi porto una squadra che non è un'ibrida, ma bensì è una Silver Premier League, perché io ogni anno che gioco a FIFA, ogni anno faccio una Silver BPL, perché secondo me è lì che si trovano i migliori giocatori argento. Difatti è proprio così, è una squadra che costa tanto, perché il campionato della Premier League, soprattutto i giocatori argento, costano un fottio, però ragazzi è veramente fortissima. Direi di partire subito parlando del modulo 4-3-3-4, cioè quello con i due CC e il trequartista TOC per capirci, che è uno dei miei moduli preferiti quest'anno, uno dei moduli con cui riesco a giocare meglio. Andiamo subito con il portiere, anzi intanto fatemi mettere qui qualità argento, il portiere è Pantilimon, che devo dire è un gran portiere. Come dico sempre, i portieri sono un po' strani quest'anno, ma davvero Pantilimon vi fa dei miracoli clamorosi. Ha delle ottime statistiche per essere un giocatore argento, tra l'altro ha una discreta velocità che, come dico sempre, è importante per un portiere, ma tra l'altro è alto 2,03 m, quindi è abbastanza altino, e tra l'altro costa poco, 1900 crediti, secondo me sono un prezzo molto molto abbordabile per forse penso il migliore portiere della Premier League, ovviamente parlando di argento. Poi andiamo con il terzino, troviamo Klein, che è un gran terzino, molto veloce, molto forte in difesa, molto forte anche in fisico, davvero un ottimo giocatore con anche 3 stelle abilità, quindi ci sta. Ovviamente costa tantissimo, perché tra l'altro è utilizzato anche nelle squadre normali, cioè nelle squadre oro, perché è uno dei migliori terzini di questo campionato, quindi ci sta davvero tanto. Il prezzo è molto alto, però cosa ci vogliamo fare? Ci sono comunque delle alternative, poi le potete cercare su Footed, ma ci sono tranquillamente delle alternative low cost. Andiamo con i due difensori centrali, fatemi impostare qui campionato Barclays Premier League. Troviamo Okore sulla destra, che è veramente un difensore formidabile, ha veramente delle statistiche paurose. Se avesse qualcosa in più in difesa sarebbe ancora più forte. Work rate perfetto per un difensore. Prezzo comunque abbastanza buono considerando le sue statistiche, ottima velocità, anzi ottimissima velocità, ottimo fisico, davvero una montagna invalicabile. Se fosse anche più alto sarebbe più forte ancora. Poi qui abbiamo o Vergini o Zuma. Io ho utilizzato Zuma, che è veramente un cagnaccio, è fortissimo, veramente fa dei recuperi, è solidissimo. È quasi insormontabile, perché è veramente qualcosa di devastante. Costa tanto perché è del Chelsea, ovviamente. Però comunque sia, ne vale la pena, compratelo perché è veramente fortissimo. Vergini comunque è un'ottima alternativa. Poi abbiamo come terzino sinistro Rose, che vi invito a comprarlo se volete farvi questa squadra, perché è davvero forte. Non passava praticamente nessuno, ma neanche i giocatori oro, perché con questa squadra mi sono confrontato anche con tanti giocatori oro, e poi mi ha fatto 2 gol, perché da calcio d'angolo, dopo lo vedrete nelle clip, perché gli ho messi i 2 gol che ho fatto con lui, da calcio d'angolo gliela passavo sempre arretrata a lui, che tirava da fuori e faceva sempre gol, davvero fortissimo. Poi andiamo col centrocampo, troviamo come CC di destra il Silver Yaya Touré, cioè Diamé. Ragazzi, un giocatore fortissimo, le statistiche sono quelle di Yaya Touré, ovviamente passandole ad argento, però comunque sia, le statistiche sono quelle, è bilanciatissimo come carta, è veloce, ha un gran tiro anche dalla distanza, un buon passaggio, un dribbling allucinante, fortissimo in difesa e in fisico, davvero un giocatore incredibile. Prezzo che vale, perché vale, 2 gol in 5 partite. Non c'è niente da dire, provate questo giocatore perché merita tantissimo. Poi abbiamo come CC di sinistra Emre Can, che mi si è infortunato come sempre, alla gamba ovviamente. Emre Can, altro grande giocatore, mi ha ricordato tantissimo il Nainggolan di FIFA 13, che era più o meno come queste statistiche, aveva un po' più di tiro, però era oro, e 4 stelle abilità, per cui me l'ha ricordato davvero tanto. Infatti è un giocatore molto bello da utilizzare, molto semplice, mi ha fatto 2 assist in 5 partite, costa tanto, però comunque sia, è un ottimo giocatore. Mentre come CC ho voluto puntare su Morrison, Revel Morrison, e mi sono veramente, ho pensato, grande scelta, perché è davvero un ottimo giocatore. Era un po'
diciamo dubbioso su quel 65 di tiro, perché io sono solito a scegliere trequartisti con un tiro un po' più alto, però in realtà sembra molto di più in game. Due gol, un assist in 5 partite, direi che sono ottimi, ottimi dati. Gran giocatore, provatelo. Poi andiamo con un altro gran giocatore, come ala destra, però in realtà non gli ho cambiato ruolo perché tanto faceva intesa lo stesso. Stiamo parlando di Nathan Dyer, altro gran giocatore con una grande velocità, ma soprattutto un ottimo tiro. Peccato che sia un destro che gioca a destra, però comunque sia fa degli ottimi tiri. Un gol, comunque 5 partite, non consideratele proprio 5, ma consideratele come se fossero 3 partite, perché uno mi ha quittato al 20esimo, uno pensate all'1 minuto e 19 mi ha quittato sullo 0-0. Solo io li becco queste persone qui. Ottimo giocatore, work rate alto, che si sente di difesa alto, che si sente relativamente poco, è sempre in attacco ed è sempre pronto a saltare gli avversari con grande facilità grazie alla sua enorme velocità. Poi abbiamo sulla sinistra Jefferson Montero, che è uno dei miei calciatori preferiti della Premier League in real life, mi è piaciuto anche qui abbastanza, molto veloce, con un ottimo tiro, un gol, un assist in 5, tra parentesi, 3 partite, 4 stelle piede debole, 4 stelle abilità, ottimo work rate, passaggio da rivedere, perché è l'unica cosa che non mi ha fatto impazzire il suo passaggio, però comunque sia tutto sommato è un ottimo giocatore. Andiamo con il giocatore più costoso della squadra, stiamo parlando anche qui, non gli ho cambiato ruolo, stiamo parlando di Gabriel Agbonlahor, che in realtà non mi ha fatto impazzire, o meglio, adesso mi spiego bene, è un giocatore velocissimo e fin qui ci siamo, con un gran tiro e fin qui ci siamo, soprattutto sottolineo il tiro dalla distanza che è veramente qualcosa di incredibile, ho fatto anche un gol di long shot, ha 4 stelle piede debole che sono di per sé ottime, 3 stelle abilità che vabbè sono accettabili, 80 di fisico che fa paura, ma cosa c'è in questo giocatore che non va? Innanzitutto quel work rate normale normale, non mi piace perché un attaccante, un'unica punta deve avere alto d'attacco e qui questo è già un punto a sfavore per Agbonlahor. E poi mi è sembrato un giocatore abbastanza macchinoso che per partire doveva ingranare, cioè ci metteva veramente tanto, con 90 di velocità mi sono anche incazzato, anche perché costa 35.000 crediti. Se iniziate ad utilizzarlo bene questo giocatore è formidabile, bisogna provarlo in attacco a 2 o comunque sia da trequartista, che ne so, perché secondo me in questo modulo non funziona tantissimo. Io vi consiglio di provare per andare su un low cost, ma secondo me che potrebbe rendere meglio Mayuka, che ha anche 4 stelle abilità e se non sbaglio 5 stelle piede debole, se gliene hanno tolte va bene, avrà 4, che costa veramente molto meno, però secondo me renderà di più in questa squadra. Comunque, dopo questa lunga analisi, spero che questa squadra vi sia piaciuta, come sempre io vi invito a lasciare un bel mi piace, 300 mi piace uscirà un nuovo video, vi invito a scrivermi nei commenti se volete altre squadre silver di qualche tipo, fatemelo appunto sapere nei commenti, oppure qualche altra squadra che volete, basta che mi fate sapere tutto, iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione, ci vediamo al prossimo video, bella raga!